vigilia diversa da tutte le altre. Sarà un Napoli diverso in campo, perché mai il Napoli di Ancelotti era sceso in campo. Il nome di Koulibaly, la risposta della civiltà, dell'affetto, della vicinanza è la migliore. Un angolo da parte del Napoli. Si muove Milik sul primo pallo, il pallone sul secondo. Quasi zona tira, la scucchiaiata buona per Poli che scordina con il destro. Prima palla gol, poi non riesce a metterla dentro. E poi il pallone, che è una palla tesa. Poi Rodrigo Palacio per Poli. Facile per Meret. Traversone. Tocca Milik, toglie il pallone a Mertens, poi non arriva Arkadiusz Milik. 1-0, ci sarà un controllo perché lì nel mucchio potrebbe esserci stato un tocco di mano, secondo me. La caparbietà, la voglia di andare a cercare il gol su questo pallone buttato in mezzo, dove c'era la superiorità numerica sicuramente della linea difensiva del Bologna, ma i vari rimpalli hanno lasciato lì la palla e la qualità, insomma, la rapidità di Milik, che poi la spinta dentro questa palla. Cerca di scodellare per Mertens con il petto, poi la palla resta lì a giro. Sul primo tentativo non riesce ad avanzare, qui ancora il destro che scendeva. L'anno scorso avevano Verdi, eh sì. Arriva il traversone di Mattiello, è andato a saltare Bamberg, arriva ancora Simone Verdi, prova a metterla in mezzo, centrale, e Milik! Angolo del calcio di punizione con Venezia. Primo palo prolungato da Palacio, eccolo qui! Il pareggio del Bologna, ma è tutto fermo. E poi invece sì, è Ropero Santander, 1-1. Adesso sono curioso di vedere perché Santander non era tanto convinto, non si è accorto? Io sono andato a guardare il guardaline. Va Mertens, compagna Allan, pallone interno, Mertens prova a controllarlo, ma il quid dentro, grande palla! Arkadiusz Milik, 2-1! Questo è gol da centravanti, Fabio, ma da centravanti vero, perché Mattiello proprio fisicamente non è riuscito a tenerlo e di testa l'ha spinta dentro questa palla, su una pressione da parte del Napoli che non era veemente, però la ricercava attraverso. Palla di Goulam, buono l'1-2, arriva il traversone verso forse azione, cross dentro, Milik la giusta, Mertens la schiaccia un po', ma hai visto come il Napoli che rimane sui 16 metri, Palacio viene incontro. Cercano il secondo palo e il pareggio del Bologna con Danilo, 2-2. Le situazioni da fermo nel calcio italiano, ma nel calcio in generale, determinano sempre tantissimo, e quando chi calcia bene e che grandi saltatori alla fine possono fare la differenza anche in una partita che in questo secondo tempo il Napoli stava dominando e l'aveva in mano. Mertens destro, Mertens, Ciro all'88 segna il decimo gol della sua carriera contro il Bologna. Chi poteva sbloccare questa partita, nel senso saltare l'uomo, arrivare alla conclusione da fuori area e trovare e sorprendere il portiere del Bologna sul primo palo? Solo Dries Mertens, con le sue qualità, con la sua rapidità, con il suo tiro da fuori, e trova un vantaggio.